Ha fatto una corsa per mettersi sotto le coperte. Comunque, buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo giorno insieme con noi, nella nostra famiglia. Io, niente, mi sto preparando ragazzi, mi sono vestita, ho messo tuta ragazzi, io ormai, infatti voglio comprarmi almeno altri due pantaloni delle tute perché più o meno alterno tra questo nero il marrone, perché sono caldi e a furia di lavarli si sta anche un pochino rovinando il tessuto, però insomma mi ci trovo bene perché sto calda ragazzi. Ieri sera, figuratevi, ho messo il jeans per andare a messa e praticamente le gambe si sono congelate e quindi insomma preferisco le tute. E poi ho messo maglioncino qui e giacchettino sopra perché fa freddo. Questi sono i giorni della merla, ragazzi. Oggi per me è il 30. E vabbè, finisco di prepararmi. Mi sono messa già la base, questa qua, L'Oreal. Poi metto giusto un pochino di terra. Mi pitto, insomma, mi scrivo qui, come cavolo si dice, no? Mi coloro un pochino le sopracciglia. Insomma, basta, poi un po' di mascara e stop. Apriamo le fridge e ho finito pure il latte, ragazzi. C'ho quello latte di soia che ho preso all'Idel della Matta. Buono. Oh, però devo dire che ieri i bambini l'hanno bevuto, eh. Comunque oggi se lo vado a prendere. E niente, poi faccio il latte. Che ore so? 6:35. Ma per oh, ho scherzato. Mi devo sosere, mi devo alzare, tradotto. Mamma mia, ragazzi, com'è brutta la mattina, il lunedì proprio specialmente, ma poi è brutto quando fa freddo, che ti viene proprio non lo so, quel magone di, cioè non ti va di alzarti perché fa freddo. Comunque, Mia è rimasta a letto, stanotte ha dormito di qua però. Però adesso, come mi sono svegliata? Avete visto? L'ho fatto una direzione sul letto. Ok. A Giuseppe gli ho preparato la pasta al ragù che era avanzata di ieri. E niente, abbiamo fatto colazione con latte di soia della Matta, ragazzi, veramente molto buono. E niente, insomma, è arrivato il momento di svegliare questi gnomi. Guarda qua. Perché non capisco, cioè io non so come cavolo spiegarglielo. Abbiamo una cesta tanto bellella dei panni. Niente, buttano sempre tutto a terra. Poi pure qua dietro. Dov'è? Buongiorno. Dove sei citato tu? Vai, buongiorno, tutti a scuola, tutti a scuola. Si sta muovendo anche Jacopo. Forza, forza! Oh, si è aperto. Jacopo manca da scuola da... Vabbè, 3 giorni, perché poi sabato e domenica non si conta. Uè, ya! Un piccolino. Andiamo a vedere, piccolino, come sta la piccolina. Devo scendere perché devo aprire per fare... Ma stai bello, com'è? Faccia mia, è bello il letto di mamma e di papà, eh? Oh,
Devo baci a me? O baci a me? Sei bella calda calda. Ammazza che bocca, figlia mia. Niente, piccolina, 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 mamma. Mo' ad avvenire. Bella liscia liscia, perché ieri Vincenzo gli ha fatto pure il bagnetto. Non me lecca faccia che c'ho il trucco. Ai, Anna d'amore, buongiorno, fratelloni! Buongiorno! Dai, che vuoi dare? Vai da qui, qui. Fammi andare per le finestre di là, io prendo i panni e i bambini e comincia la nostra routine. Comincia soprattutto una nuova settimana, ragazzi, eh? Stamattina cambio lenzuola per i bimbi, Vincenzo e Christian le ho tolte, però non ho rifatto i letti perché non ho un altro paio di lenzuola da mettergli. Invece Jacopo ho tolto quelle là perché ho giusto quattro paia di lenzuola, no? Perché inizialmente avevo solamente Vincenzo e Cristian e quindi presi due e due in modo tale che uno levava e l'altro metteva. Altri due paia di lenzuola non le ho mai prese più. E quindi poi Jacopo, vabbè, l'ho messa. Allora mo glieli lavo un attimo e poi dopo le vorrei mettere ad asciugare fuori perché oggi è una bella giornata. Mo vediamo se esce un po' di vento, perché comunque o se no dentro, cioè dentro l'asciugatrice si asciugano, però vengono tutte stropicciate, un po' brutte. E quindi mo ho fatto pure il letto e accompagno i bambini. Ho chiamato già pure il panificio per prenotare i panini. Buongiorno, buongiorno, ci siamo già salutati, però vi voglio dare un altro buongiorno. Sto giovinotto invece a scuola, sto andando a bicicletta, io so. Comunque, allora fammi abbassare un attimo qui la voce, sto andando a vedere se all'ingrosso. Oh, e che ci ho fatto? No, Jimmy, sono scemi, tutta convinta, boh. E che ci ho fatto? Niente. Sto andando a vedere all'ingrosso. Ma perché non entra? Niente, ecco, l'ho messo, ci sono riusciti ragazzi, non si incastrava bene. Comunque, stavo dicendo, sto andando a vedere all'ingrosso se non ci sono tante persone, vado lì perché voglio prendere il latte, le merendine, queste cose qua. Il problema è che sti ingrosso è comodo per i prezzi, ma c'è sempre un botto di gente. Giustamente vanno l'ingrosso dove vado ci vuole la partita IVA, ragazzi. Io ho la partita IVA e quindi insomma posso andare. Però appunto che è un ingrosso vanno tutte le persone che hanno supermercati, negozi, salumerie, queste cose qua, e quindi hanno sti carrelli giganti, ci vogliono 30 anni per fare giustamente il conto, tutti i pezzi, perché poi devono segnare un pezzo alla volta, magari stanno in scatoloni, apro scatolone, via quello, conta, fa, e quindi si perde un botto di tempo. Ma vediamo, sperando che non ci sia, vi ripeto, tantissima gente, perché se vedo proprio che il parcheggio è pienissimo me ne vado da Eurospin e va bene così, capi? E questo è. E comunque si sente che sono i giorni della merla e c'ho le dita congelate, ragazzi. Proprio un pezzo di ghiacciolo. Tornata a casa, sono andata all'ingrosso. Fortunatamente non c'era tantissima gente, figurati, tutti sono riuscita a pagare. E ciao, poi Tatiana. E niente, ragazzi, devo scendere tutto dall'ascensore. Mi sto facendo la di sotto. Perfettissimo. In totale, ragazzi miei, ho speso 147,62 e queste sono le cosine che ho preso. Ma vi mostro tutto, però prima, ragazzi, mi devo fare un caffè urgente. Ah, tu vai fuori, vai. Lei contentissima di andare fuori, vai. Vatti a mettere al sole, va. Ah, ti ho spesso qua il trucchetto, scusate, ma
E in più, ragazzi, in macchina mi sono cioè, no, mi sono dimenticata, l'ho lasciato perché non ce la facevo. E poi, sinceramente, mamma mi ha comprato ieri il cartone di cialde da 100 cialde, questo qua della Sole Espresso. Comunque, già che mi trovavo, ho preso due confezioni, quindi 100 cialde di Toraldo, caffè Toraldo. E niente, insomma, quindi l'ho lasciato in macchina perché tantissime cose non gliela facevo a portarle. Ah, l'unica cosa che avevo, chi lo sa, eccole qua. Voglio un attimo mettere, ragazzi, ho preso questa confezione di frittelle di alghe in congelatore perché già si sono un po' scongelate. Anche se, ragazzi, devo andare al bagno, devo fare pipì. Però, ma già via, prima ne ho caffè, come già fa? Ho preso tantissime salsine del Attiguglio, che sono ottime sia da prepararci il, che ne so, la pasta, e sia da mangiarlo così, ragazzi, sulle bruschette. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Ho preso, mo mi faccio di tutto. Mo gli diamo il regalino a Mia. Gli ho comprato questi, mo vediamo un po'. Almeno si mette a passare un po' di tempo. Eh? Denta sticks. Denta stick. Tieni. Dove vai? Vai fuori a mangiarlo. E vai nella doccia. Vai a mamma, vai, brava. Vai, vai! È contenta. Ok, ora sono pronta per mostrarvi la spesa. Ho sistemato un attimo qui le cose da frigo, poi dopo vi faccio vedere tutto il resto. Sì, c'è ancora un casino dentro casa, non ci fate caso. Guardate solo me e la spesa. Allora, qui ci stanno queste caponate lunghe, ragazzi, troppo buone da condire col pomodorino. Yogurt per i bambini, un po' di questo formaggio così. Ho preso tre confezioni di yogurt KitKat, burro, due confezioni di fiocco di latte, formaggini. Poi ho preso un provolone dolce e asiago, tre confezioni di Philadelphia. Ho voluto prendere anche una confezione, ragazzi, di strutto, che comunque è bello saporito e pure bello grassoso. Come si chiamano? Sottilette cheddar. Qui ho preso sia un pacco di tortellini a prosciutto crudo e questi mezzeluni, diciamo, ravioletti, sempre col crudo. Due confezioni di mozzarella, perché poi in settimana comunque vorrò fare nuovamente la pizza con le patate schiacciate, mozzarella e mortadella. Pancetta, ho preso due confezioni di salame, due di coppa, due di petto di pollo e uno di bresaola di tacchino. Due confezioni, perché ce ne escono tre all'interno, di piadine, una bella serata di piadine. Due confezioni di giravolte, ragazzi, sono veramente molto molto buone, ai bambini è piaciuto. Un simil galbanino. Questo qui, ragazzi, che penso sia un simil gorgonzola, ho letto dietro ma non c'è scritto con gorgonzola, però vabbè, penso sia quello. Tre confezioni di salmone, questo qua è il pacco da 50 grammi, se non erro, sì, 50 grammi. E due confezioni di formaggio grattugiato. Gli yogurt, questi qua della Fruio a vaniglia, ne ho presi giusto due. E qua, ragazzi, come vi dicevo, ho preso un sacco di pesti del Attiguglio. Allora, ho preso qui il burro d'arachidi. Poi, questi qua, ragazzi, zuppa di fagioli che è buonissima, ma veramente buona. Questi preparati della Knorr sono veramente buoni. Zuppa di fagioli ne ho prese due. Poi ho preso questo qua, minestrone di legumi, molto buono, sia da mangiare così e sia da aggiungerci pasta, pastine, eh? E questo qua, minestrone di 11 verdure, un pesto piccolino, questo qua della Saclà, senza aglio, rigorosamente senza aglio. Poi ho preso, allora, questo patè, carciofi e noci. Aspettate che chiudo un attimo, perché sennò si sente un casino. Mia dovrebbe essere fuori.
No, allora, eccola qua, si è messa al sole. Mo se chiudo però si spaventa, che si pensa che la chiudo fuori, hai visto? No, non voglio chiudere, aspetta, magari metto, l'ho cucito un po', ragazzi, ma... Ok, aspetta, mamma, chiudo così, non ti lascio fuori, e cammino. Allora, se no si sente troppo, se è il cassino di camion. Allora, abbiamo detto un pesto, carciofi e noci. Questo qua, ricotta, tartufo e pepe nero, ragazzi, buonissimo. Questo, una goduria, olive e capperi. Mi sa che ne ho presi due. Olive e capperi, eccolo qua, un altro. Questo qua non l'ho mai provato, pomodori secchi e pistacchi. Ne ho presi due, perché mi piacciono pomodori secchi e pure i pistacchi. Ah, olive e capperi ne ho presi tre. E quest'altro, radicchio e speck. Sono, ragazzi, questi pesti. Però si può condire anche la pasta, ma sono buonissimi, vi garantisco, anche sulla fetta di pane passata un pochino, che ne so, nel forno, friggitrice ad aria, poi però la bruschetta, questi qua sopra sono una goduria. Adesso poso un attimo la roba da frigo e vi mostro queste altre cose, tra merendine, pasta, un po' di carta, insomma, olio e quant'altro. Allora, ne approfitto, do anche una pulitina al frigo con questo qua, il Dual Power, specifico per frigo, ed è veramente ottimo. Io l'ho trovato da Eurospin, perché c'è un po' di casino. Quello che non trovo all'ingrosso sono le uova. Figuratevi, ho visto uno con una sacchetta di patate, ma mica lo so dove l'ha prese queste patate. Le uova ci stanno gli albumi che vedo, ma proprio le uova no. Boh. Vabbè, le uova le prenderò sul mercato. Questo qua, vedete? È il pesto ricotta, tartufo e pepe nero. Ed è... terminato, ha proprio il profumo di tartufo, bello, buono. Ok, questa è un po' l'organizzazione del frigo. Vabbè, sotto ci sono tutte le verdure. Ah, vedi, queste le posso appoggiare là sotto, mo le metto là, perché le vorrei fare tra oggi e domani, mo vediamo, e quindi le ho appoggiate qui. Però vabbè, dopo le metto lì. Acqua, questo qua quindi per il momento è vuoto. Qui ho messo un po' di formaggi, burro, albume, latte, tutto quanto. E qui le varie salse che ho. Appunto sopra ho fatto formaggi, pancetta, affettati, salmone, giravolte e tutto quanto. Qui ho fatto yogurt. Questa qua è la pasta che appunto donna sto frigorifero. Pasta che devo riscaldare, formaggi, mozzarelle. Qui ci stanno i vari sughi avanzati. Qui c'è il ragù, qui c'è il sugo ai funghi, qui c'è il minestrone, quello là della Knorr. Le piadine, due cose di sfoglia, qua pasta fillo e sfoglia questa qua che la devo fare pure, che secondo me è in prossima scadenza. Uova. E poi vabbè, sotto ci sono le verdure. Ok,
Perfetto, ora vi faccio vedere il resto della spesa. Sì, noi canna, ma io... Ora vi faccio vedere il resto delle cosine. Allora, ultime cosine, ho preso l'olio, che l'ho trovata a 1,75 euro, insomma, eh? Quindi ho preso due confezioni di olio girasole, tre pacchi di pasta mista della Divella, due confezioni di Oreo. Ho preso questi succhi perché avevo preso le bottiglie, ma potevano solamente comprarsi a pacchi, a cartoni, e quindi insomma ho trovato questi qua alla cassa, che mettono cosine sfuse, ho preso questi. La maionese, panna da cucina, ho voluto prendere anche una panna da montare giusto per averla in casa. Questi qua che dopo li vado a mettere all'interno della, come si chiama, aspirapolvere, perché sono dei di riso, praticamente all'interno è riso soffiato ed ha un profumo pazzesco, mon amour. Poi due confezioni di wafer al cacao, le crostatine, ho preso questi dischetti per struccarmi, vedremo un po' come so. Un pacco di polenta pronta, cioè no pronta, veloce da preparare. Poi zucchero a velo, questo qua è zucchero di canna al velo. Ho voluto prendere questo lievito per pan di Spagna, vedremo un po'. E poi lievito per dolci. Volevo prendere anche il pacco gigante, sarà stato forse 2-3 kg di gocce di cioccolato. Non costava neanche tanto, 4 euro all'incirca, beh, poi alla fine non l'ho preso più. I bicchieri, due pacchi di gocciole, i piatti di plastica, comodi quando non c'ho voglia di fare niente. Queste merendine, ragazzi, troppo carine, dentro ci escono le caramelline dell'Aribo, un pacchettino così piccolino. Poi plum cake, bounty al cacao, piacciono a Giuseppe, yo-yo. Gran turchese, questi biscottini Oswego integrali della Colussi e niente, insomma, queste sono le cosine, vi ho fatto vedere tutto. Poi ho preso una confezione di latte Parmalat, due confezioni, due pacchi di carta igienica, rotoli Scottex, ho preso un Alpro alla soia e questi due, ragazzi, li voglio provare. Alpro, questo non è latte, tocca vedere questi due qua. E poi per fare un'ottima combo con il mio detersivo per panni Mon Amour, ho voluto prendere anche appunto l'ammorbidente. E niente, ragazzi, queste sono le cosine che ho preso, che è qua un pochino scurruto, sono le macchie, è scurruto un pochino, e queste sono le cose che ho preso. Totale, ve l'ho detto già, 147,62 se non erro, quindi penso sia un buon prezzo, perché comunque sono andata all'ingrosso e fai che su ogni pezzo risparmi da una parte 50 centesimi, da una parte 20, da una parte 30, per esempio le gocciole, queste qua le ho pagate 2,39 euro all'incirca, mentre al supermercato comunque costano ancora sui 2,90 euro, 2,80 euro. E quindi ecco, fai un po' di qua, un po' di là, secondo me un 50 euro più o meno l'ho risparmiato. E anche se qualcosina insomma conviene nei negozi, perché comunque i supermercati comprano grandissime quantità. Per esempio ho visto le croccole, avevano, io ho preso il pacco da 6 croccole al Conad 5 euro, 4,99 euro, mentre lì 3 croccole 4 euro e qualcosina insomma. E quindi, ragazzi, vedi, sto pacco di croccole della Findus è meglio prenderlo al Conad, per esempio. Però insomma, per le altre cose, secondo me 147 euro la roba è abbastanza, veramente tanto, soprattutto a livello di frigo e merende, queste cose qua. E poi vi ripeto, ho questi due pacchi di caffè che comunque li ho pagati 5 euro l'uno, della Toraldo, 50 cialde. E niente, questo è. Vabbè, sono mezzogiorno meno 10, vado a vedere cosa devo accucciare. Per fortuna che i letti l'ho fatti già, però mo mi vado a pulire un attimo velocemente il bagno. Mi pulisco un attimo di là veloce veloce e poi dopo insomma finisco di sistemarmi qui la spesa, perché si è fatto, vedi, tardissimo. Signorino, andiamo, eh. Oh, giù, seduto and move. Allora, mi sono portata anche mia, sono nel garage, ragazzi.
Oggi Mia viene con me. Prima solitamente all'1, all'1:30, insomma, non me la portavo. Però io ho detto, vabbè, mo ne approfitto e gli faccio fare quest'ulteriore uscita portandomela appresso. Che dice Christian, c'è un piccolo spazio. Oddio, la marcia inserita, che cogliona. C'è un piccolo spazio con l'erba e quindi me la porto. No, stai qua che dobbiamo andare a prendere Christian, ferma. E quindi, ok. Ma, e così gli faccio fare un po' la passeggiata all'interno del giardino. E già mi sono fermata un'altra volta, ragazzi, un po' di rifornimento, un po' di benzina a sta macchinetta. Madonna, ragazzi, ma che profumo la benzina, mamma mia. Mentre aspettiamo Vincenzo, sono venuta in questo spazio, l'ho già portata nello spazietto dove sta la scuola di Christian e ora l'ho fatta riscendere. Ha visto gli uccelli, i piccioni, voleva correre presso i piccioni, li voleva prendere tutti quanti. Sei stanco? Ma non la far correre, fagli fare pipì. Vabbè, pipì l'ha fatta già. Cacchina no. Ma perché ti stanchi pure tu? Quello ci vorrebbe una parte recintata. Che bella, la lasci. E voglio correre. Come facciamo? Purtroppo questo è lo spazio. Che qua ci stanno parti col verde, però è tutto aperto, capito? Qua c'erano delle case. Le case quelle che le diedero ai terremotati. Che così? E quando ci fu il terremoto, mi pare l'80 sono... quando ci fu, non lo so. Questi qui sono dei terremoti. No, stavano qua. Erano case prefabbricate. Su queste, vedi, queste cose di cemento. Sopra c'erano appoggiate le case prefabbricate. E poi vabbè, hanno costruito le palazzine. Hanno dato a tutti quanti queste palazzine, però. Poi è rimasto sto spazio così. Prima o poi pure ci faranno qualche palazzo. Sicuramente. E niente, bambini, ho fatto pasta col ragù di ieri e io mi mangio un hamburger, quelle là di vegane, insomma di verdure, e vicino quel minestrone che vi ho detto che era avanzato, e mi mangio questo io. Stop. Finito di mangiare e voglio fare un dolcino, ragazzi. Allora mi serve latte, vabbè, uso questo qua di soia, albumi, e poi vabbè devo vedere la ricetta. Una torta semplice con albumi e limone. Allora ragazzi, ho da parte montato gli albumi a neve fermissima, poi in un'altra ciotola vado a mettere tutti gli altri ingredienti, vado a mescolare il tutto e alla fine vado ad aggiungere gli albumi montati a neve mescolando dall'alto verso il basso e lascio cuocere a 180 gradi, forno ventilato per un 35-40 minuti. Thank you.
Allora, il dolce è venuto bene, non è venuto proprio altissimo perché ho utilizzato lo stampo più grande. Questo stampo, cioè questa dose, richiedeva uno stampo un po' più piccolino, tipo quello là della chiffon cake, così veniva bello alto. Però, ragazzi, misura perfetto. Ora ci metto lo zucchero e l'assaggio. Vediamo un po' com'è venuto. Quanto zucchero mi è caduto. Ma quello di ieri. Ma sei a carica che l'hai messa tu stanotte? Assaggiamo. Beh, aspetta, assaggia prima. Bello morbido. Questo è l'interno cotto. Morbidissimo. Non so quanto. E poi si sente il limone. Buono. Buonissimo. Godo. Questo me lo mangerei tutto adesso. Vai. Ma vediamo. Vincenzo, cosa ne pensa? Prego. Non ti faccio vedere la faccia. Io adoro. Com'è? È buono, Chicco? Io brava! È buono, raga. Comunque vi lascio anche lo screen della ricetta. Madonna, troppo buono, si sente il limone. Che poi ci ho messo sia il succo di limone e sia quella fialetta che ho preso tempo fa il pacco... Quello là con tante fialette, il prezzo è ottimo, al Lidl, 2 euro e qualcosa. Ma qualche volta sai che devo fare? Il babà. Non l'ho mai fatto. Però il babà sempre con questo stampo così. E questo qua in effetti sarebbe lo stampo del babà. Ma... Aspetta che girate la telecamera così si vede meglio. Cioè, è proprio sofficissimo, ragazzi. Troppo, troppo buono. Altra tappa. Sono venuta a prendere Giuseppe. Poi aspettiamo che Christian mi chiama e li vado a prendere, insomma, il dopo scuola. Facciamo che Giuseppe si muove. È sotto al bagno, Gri, per piacere. Sotto al mobile. Allora, ragazzi, mi metto un attimo a rifare i letti. Prima che mangiamo, devo fare il letto di Vinci e il letto di Christian. Stamattina ho fatto quella di Jacopo. Quindi mo li faccio un attimo e poi andiamo a mangiare, ragazzi. Stasera, ragazzi, io ho finito adesso di fare i letti. Giuseppe si è occupato di tutto lui. Io ho messo solamente le polpette in forno. E questa è la nostra cenetta. Polpette con bruschette. Giuseppe si è anche riscaldato la pasta di ieri. E Vincenzo sempre il primo, esatto. Questo Giuseppe ci ha messo il galbanino sopra, il patè, quelli là della Tivoli. Abbiamo usato olive e capperi e pomodori secchi e pistacchi. Un russo ti piace? Assaggiato? No, non assaggiato, non ho parlato, okay. Assaggiato assoluto. E com'era assoluto? Buono? I pomodori secchi sono buoni. Ok, andiamo a mangiare. Mazza, è stanchezza e ciò. Finalmente ho rimesso gli occhiali. Ogni tanto mi ricordo di metterli, perché io li butto, ragazzi, mamma, ovunque e me ne dimentico. Comunque sono qui sul mamma divano. Giuseppe è andato già a letto. Ma mi metto a guardare un po', cioè metto a guardare, scusa, metto un pochino a leggere. E ho due libri, leggo un po' questo e un po' quell'altro. E niente, si è portato un po'. E poi dopo me ne vado di là. Sperando che non mi addormento sul divano. Faccio sempre così. Pure ieri stavo leggendo, poi all'improvviso, ragazzi, mi è sceso un sonno. Però ho detto vabbè, meglio che mi alzo, perché dovevo spegnere i condizionatori, dovevo mettere il telefono sotto carica e tutto quanto. Ho detto vabbè, mi alzo. Altrimenti stavo già chiudendo gli occhi. Però alla fine mi sono fatta forza e mi sono svegliata. Proprio se mi danno pure a struccare. Mamma mia, sa. Volevo provare pesce. Sa di pesce. Volevo provare, a proposito, fammi struccare un attimo, se no non lo faccio più, lo so già. Voglio provare le spugnette, quelle là che ho comprato stamattina, e voglio vedere come sono. Ok. Niente, amo, mi vado a struccare un attimo, Tu pensi che gli riesca a stare seduta una volta per bene? Togliamo gli occhiali.
Vedi, io li levo sempre gli occhiali. Allora, bagno queste spugnette qua così. No, mi fredda l'acqua. Ecco qua, calda. Acqua calda, ragazzi. Fredda io non ci riesco, eh. Mo uso un po' di latte detergente. Oh! Madonna, quanto fa freddo. Io posso, odio struccarmi. Perché l'acqua, è, cioè la roba è fredda in faccia, la crema e tutto quanto. La stessa cosa per la doccia, non so se lo fa anche a voi, ma io mi faccio tutta viola, le gambe, tutto quanto, ragazzi, perché fa veramente tanto tanto freddo. E lo, cioè quando arriva il momento proprio della doccia, io vorrei fuggire via, nascondermi da tutto questo, ma mamma fa forza. Tocca qua, purtroppo, tocca lavasse. E quindi, anima e, come si dice, forza e coraggio. E va bene così. Oh, comunque, devo dire che, vedi, ha struccato, eh? Anche se graffia un po', non è che è proprio morbidissima, però. Vedi, un pochino. Tanto io come al solito, ragazzi, non è che mi trucco tanto, quindi. Ma vado a risciacquare. Ok, ma vediamo un po' sull'asciugamano. Bene o male, giusto un po' di mascara e giusto qua un pochino di marroncino, di qua il mascara, però il viso è venuto bello pulito. Mi gusta, non c'è male, è venuto bene. Tu dici perché hai preso queste spugnette? Perché cercavo, sono andata all'ingrosso, no? Cercavo i dischetti di cotone grandi. 50 miliardi di cartoni, ho trovato tutti i dischetti Minion. Ho detto, vabbè, ho trovato queste spugnette, ho detto, sai che faccio? Prendo queste, le voglio provare. E quindi ho provato queste. Mo però, madonna, mi sono bagnata la manica, aspetta. E il mio ditone, la metto qui ad asciugare. No, aspetta, così sono mica della dietro. Vabbè, l'appoggio qua dietro. I miei figli che fanno pipì. E nessuna scarica. Arrivo. Io lo metto. Ok, adesso metto. Oh, mi sono dimenticato di mettermi il tonico prima, hai visto? Vabbè, cos'è questo tonico? No, una cosa. No. Posto cosa? Vabbè, il tonico, si dovrebbe mettere prima il tonico, poi il siero e poi la crema. Ho visto un post su Instagram. Che? Vorrei fuggire via, scrivere. Qua c'è il raduno, eh? Non lo so fare, non ho mai cambiato. E perché prima l'hai cambiato? Dai, cambia velocino! Che devo fare, via? Cambia velocino! Ecco, pronta io. Mi sono sistemata, insomma, sono lavata pure la faccia, ragazzi. Comunque, mi sono struccata e tutto quanto. È finita la mia giornata, ragazzi. Adesso prendo i miei libri, vi dico la verità, non mi metto più sul divano, perché so già che se mi metto sul divano, ragazzi, mi addormento. E quindi fammi togliere il telecomando. Se mi segui su Instagram lo sai, cane, se mi ho tutto il telecomando, l'ho dovuto comprare il nuovo. Comunque, vado di là in camera, io vi saluto, vi mando un bacio forte forte. Ci vediamo domani, se Dio vuole, ragazzi, con un nuovo video. Quando non pubblico è o perché non ho avuto tempo, oppure perché, ragazzi, non ho registrato nulla, o per magari che è successo qualcosa così un pochino, a volte magari che non sai cosa far vedere tutto quanto, quindi capita che non registro nulla. Per esempio sabato e domenica non ho registrato nulla, e quindi se riesco ci vediamo domani. Bacio, vi voglio tanto bene, un cuoricino per voi, ciao.